Sì, grazie Presidente, grazie Ministro. Tutti sono a conoscenza, visto il risalto che ha avuto purtroppo del grave scandalo che ha colpito l'Umbria nelle ultime settimane e che ha avuto ad oggetto la sanità. Lo riepilogo brevemente: a seguito di un'inchiesta che ha coinvolto direttamente il segretario regionale del PD, già sottosegretario agli interni, l'assessore alla sanità della regione e la stessa presidente della regione, siamo arrivati addirittura alle dimissioni a presidente e allo scioglimento del Consiglio regionale. I fatti, partiti con un'indagine relativa a concorsi, allargatisi a una situazione che riguarda gli appalti e da ultimo anche i servizi, viste le notizie di questi giorni, sono state messe sotto sequestro persino le cucine dell'azienda ospedaliera di Terni per l'assenza di igiene. Il giudice per le indagini preliminari ha riscontrato, cito testualmente, un chiaro quadro di prolungata e abituale attività illecita. Indagini preliminari sempre secondo il giudice, da parte degli indagati sarebbero state condizionate e sostanzialmente falsate le procedure di selezione del personale dell'azienda ospedaliera. 11 concorsi già in corso di verifica, 35 le persone indagate, comprese alcune dei componenti della commissione che ha redatto la graduatoria dei direttori generali. Ebbene, in questa situazione, oltre a aver dovuto sostituire il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, la Regione si appresta a dover individuare i nuovi direttori generali delle ASL e il nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera di Terni. Da qui la richiesta al Ministro per capire se sia possibile, pur nel rispetto della leale collaborazione fra istituzioni, pur nel rispetto dei compiti spettanti alla Regione rispetto al livello nazionale, un intervento così come già avvenuto e una disponibilità da parte del Ministro nell'individuazione del commissario che ha sostituito il direttore per garantire ai cittadini quella necessaria correttezza e trasparenza nelle scelte, tenuto conto peraltro che la Regione da qui a 4 mesi andrà al voto e a nostro giudizio la disponibilità di commissari invece che di direttori che per anni condizioneranno comunque con la loro funzione l'attività e la sanità dell'Umbria sarebbe preferibile. Grazie. Il Ministro della Salute, onorevole Giulia Grillo, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, Ministro. Ringrazio davvero gli onorevoli interroganti perché mi consentono di fare chiarezza su di un aspetto che io per prima ritengo paradossale e che mi rendo conto è molto difficile da comprendere per i non addetti ai lavori. I gravissimi fatti evidenziati dall'indagine della magistratura in merito alla gestione di alcune assunzioni nella sanità umbra, oltre a scoperchiare un quadro di malaffare che si fa fatica solo ad immaginare, hanno anche messo in rilievo, a mio avviso, i limiti del quadro delle competenze e delle responsabilità che caratterizza tuttora la governance del nostro sistema sanitario. È davvero assai difficile dare una spiegazione alla circostanza per la quale, pure a fronte di responsabilità personali e politiche apparse subito come evidenti, tanto da spingere il Presidente della Regione alle dimissioni, il nostro sistema non preveda un meccanismo tale da sottrarre a quell'organo la prerogativa di effettuare le nomine delle aziende sanitarie eventualmente in scadenza. Ma vi è di più. Lo stesso mio coinvolgimento con il Ministero della Salute nella individuazione di un commissario per l'azienda ospedaliera di Perugia, cui si fa riferimento nell'interrogazione, è avvenuto, devo precisarlo, solo sulla base del principio di leale collaborazione fra istituzioni, favorevolmente accolta dal Presidente della Regione, senza tuttavia che esista nel nostro ordinamento giuridico una regolamentazione puntuale ed adeguata rispetto a fatti di così evidente gravità. E ribadisco la mia disponibilità, qualora mi dovesse essere richiesto, a fornire la medesima collaborazione anche per le nomine di cui è oggetto la presente interrogazione.
In definitiva, per rispondere allo specifico quesito posto, mi devo affermare, non senza dispiacere, che le regole attuali non consentono alcun intervento, per così dire, sostitutivo del Ministro della Salute o, in generale, del Governo, al fine di surrogare una prerogativa, quella della nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, che rimane in ogni caso attribuita alla Regione. E ciò voglio dirlo ancora una volta, quando anche gli organi di quella Regione risultino obiettivamente delegittimati da vicende gravissime, quali quelle che sono avvenute, come tutti noi sappiamo, in Umbria. Peraltro va detto che attualmente una riflessione articolata sulla riforma dell'intera governance delle aziende sanitarie è in corso proprio nella commissione di merito di questo ramo del Parlamento. Voglio comunque precisare che modifiche del quadro normativo come questa, che incidano obiettivamente sulle prerogative regionali, potranno essere affrontate, il mio auspicio è questo, anche nell'ambito del percorso di proficua collaborazione già intrapreso con le Regioni nell'ambito della definizione del nuovo patto per la salute, i cui lavori sono tuttora in corso. Grazie. Interviene in replica il senatore Briziarelli. Prego, senatore. Grazie Presidente, volevo ringraziare il Ministro, mi dichiaro pienamente soddisfatto in primo luogo per la franchezza che ha contraddistinto la risposta e che la dice lunga su quale sia l'approccio tanto per la Lega che per i 5 Stelle di un governo del cambiamento nei fatti, quindi credo che la franchezza sia fondamentale. Su questo io auspico un intervento, anche perché credo che ogni cittadino abbia il diritto di trovarsi di fronte un medico, qualcuno scelto sulla base delle proprie qualità, del proprio studio, dell'approfondimento che ha fatto, e non scelto per altri motivi da soggetti che si muovono in maniera diversa, come abbiamo visto accadere in Umbria. In secondo luogo volevo ringraziare il Ministro per la disponibilità manifestata tanto nel caso citato che in questo momento, e noi auspichiamo che da parte del facente funzioni ci sia la volontà e l'umiltà di rimettersi a un confronto con il Ministero, tenuto conto che quello che è stato dimostrato finora e che è conclamato, basta venire in Umbria e riscontrarlo, la dice lunga. Un po' d'umiltà almeno per questi ultimi 4 mesi, per non fare danni successivamente, sarebbe auspicabile. Da ultimo, relativamente al processo in corso a livello legislativo anche qui al Senato, l'auspicio è anche che, al di là dei meccanismi di individuazione, si prenda in esame la possibilità di meccanismi automatici che possano entrare in funzione quando, come nel caso dell'Umbria, si va allo scioglimento di un consiglio regionale, affinché chi c'è anche per poco non possa magari avere la tentazione di svolgere scelte non corrette, non trasparenti, perché, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Grazie.